Il camper della Polizia di Stato ha fatto tappa anche al campus aretino del Pionta per un incontro informativo e divulgativo con i giovani studenti e soprattutto le giovani studentesse. Prosegue così la campagna "Questo non è amore", volta al contrasto appunto della violenza di genere. È una grossa opportunità per la Polizia di Stato, la possibilità di avvicinare i ragazzi fin da subito e provare a stimolarli non solo in un'educazione civica, ma nella consapevolezza del fatto che ciascuno di noi abbia la possibilità e il dovere di essere vicini alle donne che subiscono violenza e di fare la propria parte per evitare che questa violenza prosegua. Primo passo è informare. Sì, assolutamente sì, informare dei diritti, informare delle facoltà e sensibilizzare nei doveri che si diceva prima. Crediamo che al femminicidio, di fronte a questo fenomeno, bisogna rispondere con l'informazione e con l'educazione. Noi siamo un dipartimento il cui 99% di iscritti sono donne e per noi è un obiettivo educativo quello di educare sia gli uomini che le donne ad una identità di genere che eviti poi comportamenti, atteggiamenti e prospettive violente nel rapporto di coppia. Il problema del femminicidio, fra virgolette, come esito di un'educazione di genere che ancora è molto precritica, sia nelle famiglie, quindi sia nelle culture familiari, sia nelle culture femminili, dove in qualche misura si confonde la natura con la cultura con la natura e si educano le donne attraverso, come dire, un'educazione a volte non capace di farle affrontare in maniera consapevole i rapporti di coppia, così come il rapporto con il lavoro.